2014, in Parlamento, nel Senato della Repubblica, che anno è stato per lei? Beh, è stato sicuramente un anno impegnativo, molto complicato, perché ci sono stati passaggi molto importanti, delicati, che però hanno anche messo in luce come ci sia un'esperienza di governo che via via nel corso del tempo si è consolidata, ha prodotto alcuni risultati anche in una situazione come quella che attraversa il paese molto difficile, fino da ultimo poi con l'approvazione della legge di stabilità, ma anche l'incardinamento della legge elettorale. Per Irene Manzi, Beh, Camera dei Deputati. non posso che confermare che è stato un anno sicuramente denso di impegni, di appuntamenti, di obiettivi anche importanti. È stato un passaggio significativo tra due governi guidati entrambi dal Partito Democratico, dal Premier Letta al Premier Renzi, e sono state messe in cantiere, devo dire, delle misure importanti e ambiziose rispetto al nostro Paese. Ne cito solo due che sono forse quelle più importanti rispetto alla struttura anche istituzionale dello Stato, penso alla legge elettorale e alla riforma costituzionale, che saranno tra l'altro proprio i provvedimenti che vedranno impegnati Camera e Senato nelle primissime settimane dell'anno. 2015 si è parlato, ecco, tra di tante cose, ecco, al di là dei gufi dell'Italia di cui parla Renzi, la voglia di un 2015 per tornare a far correre e crescere questo paese. Questo è un po' l'augurio che ci facciamo tutti. L'augurio è che finalmente il 2015 sia l'anno che segna un'inversione di tendenza, non solo in termini economici. Che il 2015 possa essere l'anno delle conferme, se vogliamo, quindi della conferma di un percorso di riforma costituente, elettorale.